Buonasera a tutti, sono l'avvocato Cerchiara, noi già ci conosciamo perché ci siamo sentiti altre volte, ci salutiamo, ci auguriamo buona primavera, siamo già in primavera? Sì. Benissimo. Di che cosa vogliamo parlare oggi? Parla tu. Parliamo praticamente della direttiva Bolkestein e del tentativo della comunità europea di praticamente mettere sotto praticamente... sotto praticamente concorso praticamente le perché cerco le parole giuste, le stazioni balneari di proprietà degli italiani che le gestiscono. E praticamente è una questione della quale noi abbiamo già parlato, io ho fatto un atto alla comunità europea adducendo delle ragioni di carattere giuridico che riguardano praticamente la concorrenza comunitaria, che riguardano praticamente l'abuso di posizione dominante, che riguardano le deroghe previste agli aiuti, in maniera tale che la comunità si potesse mettere un provvedimento positivo e bloccasse questo tentativo di praticamente far andare sotto concorso queste spiagge italiane. Sotto concorso di chi? Questa è la cosa importante. Di coloro i quali vogliono partecipare. Sì, ma quindi, chi è quello che... La maggior parte sono multinazionali. Sono multinazionali che metterebbero un negro... A pulire e basta. Certo. È quello il discorso. Mentre da più di un secolo, la maggior parte di questi... A queste cose servono l'importazione degli schiavi, hai capito? Le navi negriere servono a questo. Allora, se non glielo fai fare, va per aria tutto il sistema. Perfettamente d'accordo. E quindi praticamente, mentre ci sono delle famiglie che hanno strutturato da ormai più di un secolo questa secolo e mezzo attività, anche. Hanno fatto dei sacrifici, hanno costruito il loro futuro nella previsione dei loro figli, oltretutto, e dei loro figli, adesso viene messa tutta in discussione perché poi praticamente delle società anonime che mettono poi dei negri praticamente lì, come dice il professor Vitali, possano gestire tutto. Io praticamente non ho potuto fare molto che questo atto mi ha risposto. Ma l'unica differenza, sai qual è? Che al posto che spesso oggi non ci sono, metterebbero quelle torri che si vedono nei film americani, dove ecco quello è il gran vantaggio, una torre alta da cui si può vedere chi si sta negando. Il resto resta ancora peggio di oggi, capito? E dicevo che ho fatto questo atto, questa è l'istanza, alla comunità europea. C'è anche la risposta della comunità europea, che sorvola dal punto di vista giuridico, non risponde a tutti i motivi, è un po' evasiva e comunque dice no, dice tu non è... obbediscono ai loro padroni, che è il potere finanziario. Esatto, quindi siamo perfettamente d'accordo. Quello che io volevo dire oggi però purtroppo è il fatto dell'intervento del Presidente della nostra Repubblica, il quale si è espresso praticamente nel senso che l'Italia sta cercando, il governo sta cercando di fare un'ulteriore proroga, si è espresso contro questa proroga. Ora praticamente dispiace che il Presidente della Repubblica Italiana, che è sicuramente una brava persona, che però dovrebbe avere, ha sicuramente un pool di esperti e di giuristi che possono aver studiato anche meglio di me la questione e possono avergli spiegato anche la questione, ma anche se non gliel'hanno spiegata, non ci vuole molto per capire che si proteggono le coste italiane e le italiane da questa procedura comunitaria. E perché il Presidente della Repubblica deve prendere posizione in favore della comunità europea? Che non conosce forse che la politica di tutti gli stati membri non è altro che quella di barcamenarsi tra quello che va seguito, le norme comunitarie da una parte,
è quello che può essere a vantaggio del proprio paese. Perché l'Italia non deve giostrare a proprio vantaggio? Abbiamo avuto per 20 anni un martellamento di pensieri, di cultura, di atti, di comportamenti che non facevano altro che dirci che l'Europa è bella, che è giusta, che ci fa liberi, che ci aiuta, che ci dà tante possibilità. E invece praticamente siamo una nazione che rispetto a altre nazioni non si è saputa difendere, non ha difeso i propri cittadini, mentre i politici delle altre nazioni della comunità europea lo hanno fatto. L'Inghilterra ha detto no a tutto quello che la comunità europea le chiedeva. Infatti se n'è andata e via. Anche quello che era positivo per lei. Eppure dicevano di no perché capivano che dicendo no si acquisiva una posizione di forza. Perché la controparte doveva dare qualche cosa sempre in più. Non gli è bastato che la comunità europea gli dava in più, perché l'Inghilterra è importante. Non c'è stato verso, se ne sono andati. E noi abbiamo un Presidente della Repubblica che dà ragione alla comunità europea, che dà ragione alle multinazionali. Ma questo Presidente della Repubblica non si rende conto di una situazione che colpisce l'Italia? È così cieco? È possibile che nel suo entourage non c'è qualcuno che gli abbia dato una diritta? Ma anche questo da solo non ce la fa a comprenderlo. Perché è un fatto molto grave. Peraltro mi sembra che abbia preso posizione anche nei confronti del MES. Ora, se c'è una cosa negativa nella comunità europea è proprio il MES. Perché noi possiamo dire della comunità europea tutto. Anche se ci sono delle norme che sono molto positive. Non vengono rispettate perché poi sarebbe troppo lungo spiegare come è costruita la comunità europea. Non vengono rispettate perché ce ne sono altre che sono rispettate. Sarebbe troppo lungo. Intanto possiamo dire, l'abbiamo detto tante volte, la comunità europea non è democratica. E i cittadini della comunità, i cittadini europei, votano un organo che praticamente non li rappresenta, perché non ha valore, non ha potere. Quindi, già detto questo, il MES non è regolato da norme comunitarie, è da norme estranee. Può far fallire un paese senza che ci sia una difesa, neppure la difesa comunitaria c'è, eppure la comunità cerca di imporlo. Vedete quanto è sottile il gioco delle istituzioni finanziarie? L'Italia deve dire no al MES. E penso che questo governo continui a dire no, fortunatamente, perché è un mezzo se dico anticristiano comincio a dire qualche cosa lì, antigiuridico, anticostituzione rispetto a tutte le costituzioni della comunità europea e a tutti i principi giuridici delle nazioni occidentali. Inoltre è anticomunitario. Perché sono norme che non sono dei principi finanziari che non vengono assoggettate a norme comunitarie. Quindi è molto negativo. Anche su questo abbiamo scritto l'illegittimità sia del Fiscal Compact sia del MES. Sul MES posso dire questo: non solo distorce la forma di governo degli Stati membri, perché incidendo dal punto di vista finanziario aggredisce anche il governo, distorce la forma di Stato degli Stati membri, perché influendo dal punto di vista finanziario incide anche su questo. La procedura che l'ha istituita è illegittima, perché il percorso giuridico che l'ha composta, adesso naturalmente noi non possiamo parlare di cose giuridiche, comporta la creazione di un organismo internazionale sottratto al diritto comunitario. Ai lavori non partecipa, tra gli altri, un organo non nella comunità europea. Partecipa ai lavori un organo che è illegittimo, cioè il Fondo Monetario Internazionale, che non è un organo comunitario.
e via discorrendo. Adesso non vogliamo continuare, però vogliamo dire questo: bisogna avere questa attenzione, bisogna saper distinguere ciò che praticamente è a favore delle banche, delle istituzioni finanziarie, e ciò che non lo è. Se non si è in grado di fare questo movimento, se i cittadini degli Stati membri europei, nel mondo, i cittadini in generale, non sono in grado di comprendere questo, il futuro sarà molto grave. Adesso io voglio chiudere, perché... Sì, però ecco, voglio dire una cosa. È veramente, veramente dispiace che una persona per bene come il Presidente della Repubblica possa prendere una posizione di questo tipo. Antispirituale. Ma il attuale Presidente della Repubblica anticomunitario fa solo gli interessi della Città del Vaticano. Questo io non lo so, a me sembra che fa gli interessi della Comunità Europea e che è della Comunità Europea. La Comunità Europea da parte sua fa solo gli interessi del potere finanziario e economico mondialista, punto. Vabbè, è tutto collegato, io non lo so se tu volevi aggiungere qualche cosa. No, va benissimo così, e con questo, cari amici, la chiudiamo. Buonasera a tutti e buon primavera a tutti. Beh, stavolta ha cambiato argomento, almeno sempre di finanza si parla alla fine. Senti, io devo andare a...